Sono Marco Gentili, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, da sempre in prima linea per le libertà civili delle persone, di tutte le persone. Oggi voglio parlarvi dei diritti delle persone con disabilità, troppo spesso ignorati e violati. Tutti i cittadini dovrebbero poter accedere alle cure, al lavoro, alla mobilità e a una vita indipendente, all'espressione e alla costruzione di una famiglia. Anche e soprattutto i cittadini con disabilità. Le vittorie e le battaglie dell'associazione sono tante. L'aggiornamento del nomenclatore tariffario e dei LEA. La costruzione e promozione dell'APP no barriere. Le azioni per il diritto di voto ai malati intrasportabili e l'uso della firma digitale. Le lotte per la vita indipendente e per l'assistenza sessuale dei disabili. L'ultima vittoria è la legge sul Pio Testamento, grazie alla quale anche le persone gravemente malate, che non possono firmare manualmente, possono trasmettere le loro volontà con strumenti audiovisivi. Ma noi non ci accontentiamo. Al governo del cambiamento chiediamo, anzi, di fare di più. L'attuazione dei PEBA come da legge del 1986 e l'utilizzo della firma digitale ed elettronica per chi non può firmare e anche per affermare i diritti politici. Cari cittadini, cari ministri del governo, volete il cambiamento vero? Partiamo da qui. Dalle difficoltà quotidiane di tante persone, dal dovere di garantire a tutti pari diritti, dall'accessibilità delle città, dal consentire l'espressione della volontà, di fornire a tutti le protesi e gli strumenti necessari a condurre una vita indipendente. Almeno su questo non occorre legiferare, occorre fare, per renderci tutti liberi, anche, prima della fine.